Ragazzi, prima di cominciare con questo video lasciate un bel mi piace. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Spero che la cucina sia in ordine. Comunque, vabbè, questa è la mia cucina. Oggi volevo fare questo video in cui vorrei parlare di una cosa estremamente diversa dal solito. Oggi vorrei parlare di un tipo di ragazza giapponese che i giapponesi chiamano Maguro Onna. Che voi vi chiederete, ma che cos'è la ragazza tonno? Per chi non lo sapesse, Maguro tonno, Onna donna. La ragazza tonno non è una ragazza che adora particolarmente il sushi, bensì è una ragazza che quando sarà il momento di fare zanzan, lei sarà rigida come un tonno congelato. Bene ragazzi, non è un termine che mi sono inventato io. Tra l'altro ho trovato un sacco di siti che parlano di queste Maguro Onna. Io ricordo anche un'esperienza che avevo fatto una volta da un sushiaro, che tra l'altro è strano che vai in un ristorante di sushi e qualcuno ti viene a parlare, perché dovete sapere che di solito quando la gente va a mangiare sushi in Giappone sta in silenzio. Però mi è venuto a parlare questo signore che mi ha detto: "In Giappone ci sono ragazze che puoi paragonare a vari sushi. Esistono le Maguro Onna, che sono queste qua che non si muovono", e mi ha detto che praticamente provi lo stesso piacere che hai a guardarti un filmato di quelli lì. E poi ci sono le ragazze Ikura, le uova di pesce e salmone, che sono quelle che vogliono rimanere subito incinta. Poi mi ha detto che ci sono le Tako Onna, che sono quelle polipo che si attaccano a tutti. Poi ci sono le Tamago sono quelle, la prima ragazza con cui tu perdi la virginità, perché dovete sapere che in Giappone, come dire, il Tamago, quindi l'uovo, è il primo sushi che tu mangi per giudicare se quel ristorante di sushi è buono o meno, o almeno questo è quello che fanno alcuni giapponesi. È andato avanti con altri sushi, però non stiamo qui a parlarne troppo. Concentriamoci soprattutto in questo video delle Maguro Onna. Tra l'altro, ragazzi, spero che nessuno si offenda con questo video, non è la mia intenzione, però, ragazzi, è un termine che le stesse ragazze si possono definire così, cioè non è una cosa carina da dire a una tipa, però vorrei comunque discuterne, perché davvero ci sono tanti siti che ne parlano e è una cosa interessante, che non so se succede così anche in Italia, però guardiamo che cosa hanno detto vari ragazzi e ragazze, delle ragazze che magari sono delle tonno o dei ragazzi che hanno avuto dell'esperienza con delle tonno. Quindi tutto quello che vi racconto è basato su tweet che ho letto in giapponese oppure su testimonianze di alcuni giapponesi che sono stati intervistati per fare questi articoli sulle Maguro Onna. Ma andiamo subito a vedere le caratteristiche di queste ragazze tonno. Queste ragazze hanno un fortissimo senso della castità. Ragazzi, oggi è veramente cultura. E sono in qualche modo sottomesse agli uomini in determinati versi. Dovete sapere che comunque fino al periodo Edo, in realtà, ma anche dopo, però soprattutto fino all'arrivo degli occidentali in Giappone, la donna doveva essere una moglie molto buona e una madre molto saggia. Quindi doveva essere praticamente un'immagine di femminilità in qualche modo sottomessa all'uomo. Poi con l'istruzione comunque allargata, obbligatoria a tutti, è cambiata un po' questa visione e devo dire che la donna Meiji era un filino più indipendente, anche l'uomo cercava più una ragazza che fosse interessata all'istruzione, alla letteratura, eccetera. Infatti anche la ragazza di cui si innamora in modo platonico il protagonista del libro Futon, comunque era questa ragazza che, a differenza di sua moglie, non le interessavano solo i figli e la famiglia, ma era una ragazza proprio moderna, quindi una Nihon no Atarashii Fujin. Quindi ragazzi, un atteggiamento troppo aggressivo non ti premia in Giappone, almeno sembrerebbe. Penso che le donne che hanno genitori severi e sono cresciute in una famiglia rigida hanno maggiori probabilità di diventare una donna tonno. Questo l'ha detto una donna di 24 anni giapponese. Un altro dei motivi è che hanno poca esperienza e quindi se hai poca esperienza è naturale che magari sei un po' rigida e non sai come muoverti di conseguenza nel momento dell'atto vero e proprio. Mamma mia, perché continuo a fare video che poi so che non saranno monetizzati? Vabbè, ragazzi, li faccio per voi. Per esempio, se voi dite a una tipa: "Voglio che fai questo, non fare quell'altro", eccetera, eccetera, se quell'altra persona non l'ha mai fatto, probabilmente non sarà assolutamente in grado di muoversi, capite bene anche voi. L'ultimo dei motivi è che magari sono delle ragazze estremamente timide. Comunque, ragazzi, io sto continuando a parlare di ragazze, però sono sicuro che ci sono anche i ragazzi Maguro, però non vengono definiti ragazzi tonno, ma vengono più che altro definiti ragazzi erbivori.
Vi ricordate che ho fatto il video sui ragazzi? Se volete il video di tutti i tipologie di ragazzi lo trovate qui. Ecco, ragazzi erbivori e donna tonno non sono un good match. Ma la domanda che magari molti di voi vi farete è: ma come reagiscono gli uomini a queste ragazze tonno? Sono sicuro che non dormite la notte a pensare a questa cosa. Molti dicono che tendono a perdere interesse. Magari all'inizio può essere una cosa intrigante, interessante, però alla lunga il fatto che comunque lei sia rigida come un tronco non è che gli esalti, ecco. E quindi gradualmente perdono dell'interesse nei confronti della loro ragazza. Sono molti giapponesi trovano che queste ragazze siano molto kawaii e il fatto che siano così timidotte eccetera non gli dispiace. Anzi, vi dirò di più, tutto ciò stimola il lato sadistico di questi uomini. Almeno ragazzi, su questo sito c'era scritto così. La terza cosa è che provoca anche un senso di ansia. Quando lo fai e non hai nessuna reazione, dice questo uomo di 35 anni, ti sentirei a disagio. È piuttosto doloroso, afferma. Cioè, anche perché praticamente se stanno lì immobili, non dicono niente, quasi mute, sembra che siano lì che cercano di sopportare il dolore. Quindi diciamo che per l'autostima di alcuni uomini non è proprio il massimo, non è che ti motivi a farlo più spesso, ecco. Ragazzi, oggi è veramente cultura. La quarta cosa a cui pensano i ragazzi è che questo gli stimola a fare di più. Cioè, qua c'è proprio scritto in giapponese che proprio l'obiettivo di alcuni ragazzi è proprio sgretolare queste donne tonno e farli provare un piacere tale che poi non saranno più delle donne tonno. Ragazzi, ma cosa sto dicendo? Ragazzi, ma che video sto facendo? Vabbè. Quindi la cosa carina è che queste donne tonno praticamente stimolano molti uomini a sforzarsi molto di più sui preliminari, in modo che quando poi la tipa vorrà e lo vorrà veramente, ecco. Ragazzi, che cosa romantica. Comunque sono sicuro che molti di voi si staranno chiedendo: ma come posso uscire dal tunnel di una donna tonno se sto frequentando una donna tonno o se io stessa sono una donna tonno? Bene, qui adesso ho tre soluzioni che faranno al caso vostro. Il primo modo è parlarne. Il dialogo è sempre la migliore delle cose. Per esempio, c'era questo uomo che vi leggo: se non lo sai, per favore dimmi cosa non capisci. Se ci fosse un dialogo aperto con il loro uomo, probabilmente si risolverebbe questo problema. So che è abbastanza imbarazzante magari per alcune parlarne, però secondo me non c'è nulla di cui essere imbarazzati, anzi meglio parlarne. Leggiamo un altro commento sempre da Twitter. La mia ex era una donna tonno. Dopo che ci siamo lasciati mi ha detto che il zanzanzan con me era sempre doloroso. È un peccato che non me l'abbia detto prima, avrei voluto saperlo. Ho capito quanto la comunicazione fosse importante. Certamente dirlo durante l'atto magari lì sé per sé, magari mi stai facendo male, non è il massimo, magari rovina un po' l'umore, però se è una costante che succede ogni volta che lo fate è meglio parlarne, cioè perché non andrà avanti a lungo questa cosa. La terza cosa che potete fare per uscire da questo tunnel è studiare. Qua c'è proprio un altro tweet che dice: all'inizio la mia donna era un tonno, ma sembra che stia studiando in segreto e sta gradualmente diventando una tigre. Quindi ragazzi, se davvero non lo sapete fare, studiate con dei video. Non questi video, quei video. Avete capito? Sono sicuro che avete capito. Altre persone suggeriscono anche di bere un po', però non bere da sfondarsi, che poi fate la fine di questa. Bevete abbastanza da essere un po' brilli. Altre persone hanno suggerito anche che se vi vergognate un po' del vostro fisico o magari della voce che fate, ragazzi, c'è un'attrice in Giappone, potete spegnere le luci e accendere la musica, che questo magari vi può mettere un finino più a vostro agio prima che vi trasformate in delle tigri. Conclusione: non penso che le donne tonno siano assolutamente da evitare, anzi a molti uomini in Giappone piacciono molto le donne timide. Ragazzi, che dire, spero che questo video vi sia piaciuto. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Un grazie mille da Seba. E vabbè, il giorno della pubblicazione di questo video sto facendo un esame, quindi speriamo di passarlo. E come si dice? Incrociate le dita per me. Ciao!